Guardi, sono 2 anni che noi festeggiamo con grande orgoglio, perché dopo 2 anni possiamo dire che abbiamo raggiunto molti traguardi che ci eravamo prefissi. Abbiamo sconfitto innanzitutto i profeti di sventura di sinistra che immaginavano che lo spread, la borsa, gli investitori internazionali, la crisi economica ci avrebbe travolto, che nessun paese al mondo avrebbe parlato con Giorgia Meloni, che ci avrebbero isolati da tutti i rapporti internazionali. È successo esattamente il contrario. Il G7 è andato benissimo, Giorgia Meloni è ormai una superstar della politica mondiale, l'economia funziona bene e i dati sull'occupazione sono i migliori dal 2004 a questa parte. Lo spread non è mai stato così basso neanche ai tempi del governo Draghi. Certo, rimane tanto da fare, però possiamo dire che insieme ad aver eletto la prima donna Presidente del Consiglio stiamo facendo un pezzettino della storia di questo paese, ed è il governo, quello italiano, il più solido, il più coeso, il più stabile che c'è in Europa. Mentre la Francia traballa, la Spagna rimane in piedi per un paio di voti, la Germania è presa con i problemi che tutti conosciamo, l'Austria pure, l'Italia in questo momento è un grande paese con un governo solido e forte. Questo naturalmente dà molto fastidio alle nostre opposizioni, che non sapendo che cosa inventare preferiscono fare il gossip anziché occuparsi di politica.